Da una prima stima ammontano a circa 3 milioni e mezzo di euro i danni causati dall'incendio divampato nella tarda serata di ieri all'interno di un fabbricato della ditta Di Natali Group in contrada Carlino alla periferia di Canicattì. Le fiamme di natura incerta hanno completamente distrutto un'area di quasi 3.000 metri quadrati utilizzata come deposito all'incrosso di prodotti per la casa e per l'igiene personale, detersivi e profumi. In poco tempo le fiamme hanno avvolto quasi tutta la struttura. Per l'opera di spegnimento sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, dei Comandi di Agrigento e Caltanissetta. Una decina invece le autobotti messe a disposizione dal sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, che per ora è rimasto sul posto a seguire le operazioni in compagnia del comandante dei Vigili del Fuoco di Agrigento Marcello Lompardini. Abbiamo capito subito l'entità dell'evento, che aveva delle dimensioni abbastanza importanti. Ferito uno degli uomini antincendio impegnato nello spegnimento delle fiamme, colpito da una bomboletta dopo un'esplosione. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lompardo di Canicattì, le sue condizioni non sono gravi. Vi è stata più volte la proiezione di alcune bombolette di prodotti che erano contenuti all'interno del magazzino, dell'attività. Come sta il vigile? Comunque il vigile è stato bello. I carabinieri che si stanno occupando delle indagini hanno cercato elementi utili a fare luce sull'origine dell'incendio. Nella zona non sono state trovate tracce di liquido infiammabile o altri inneschi, mentre il cancello, così come porte, finestre e saracinesche dello stabile, all'arrivo dei soccorritori sono state trovate chiuse. Lacrime e rabbia da parte del titolare Gino Di Natale e dei suoi due figli che da anni si occupano della gestione dell'azienda. Una famiglia molto conosciuta e stimata a Canicattì, ora c'è una certa apprensione per il destino di 70 lavoratori tra dipendenti e operai dell'indotto.